Ieri è andata molto bene in realtà, mi sono posizionata fin dall'inizio col gruppo di testa. È stata una gara abbastanza veloce, più che altro per l'acqua fredda, molto complicata, però sono stata contenta perché sono rimasta sempre molto concentrata su quello che ci eravamo prefissati me e Ivan, il mio allenatore. E alla fine sono arrivata 14esima, non troppo distante dalla zona podio e seconda delle italiane, quindi è andata bene. E per quanto riguarda la mia frazione, ero un po' preoccupata perché sapevo che partivo con atlete forti, con qualche medaglia mondiale, olimpica, europea alle spalle. Quindi Leonie Beck, Anna Marcella Cugna e Bettina Fabian, l'ungherese. Però sentivo che stavo bene in acqua fin dall'inizio, ne avevo. Ho cercato l'ultimo tratto di venire fuori bene, cercare di recuperare il più possibile e è venuta fuori una buona frazione. Diciamo che l'ultima frazione di Greg, io sono sempre molto fiduciosa su di lui, so che può regalare sempre delle gioie. Sono sempre molto contenta di gareggiare con lui perché diciamo che è una certezza. Il nostro compito è quello di mettere nelle migliori condizioni gli uomini per potergli dare il lancio migliore possibile. Sono state quelle più brava nella 10 km, comunque 1500 metri, sono degne tutte e due, quindi è stata comunque una bella gara. Ci proverò, poi quello che succede succede, però l'intento è quello di andare lì e cercare di prendere il passo. No, la condizione secondo me era abbastanza buona, ho provato a batterlo nel suo campo, che era lo sprint finale, anche perché non sono riuscito veramente ad andargli via nel corso della gara, quindi sono rimasto lì fino alla fine, però sapevo che avevo gli ultimi 10-15 metri molto forti, perché me lo sentivo oggi, quindi ho provato quello. No vabbè, la 10 km poi l'avevamo concordata di farla nonostante ci fosse insomma, una condizione che non mi piaceva troppo, però effettivamente è allenamento, tutto fa in questo momento, quindi sono contento.